questa, diciamo, le presentazioni legate a questo, a questa edizione del Festival del Mondo Antico, tradizione che si rinnova e che quest'anno non poteva non essere dedicata evidentemente il collegamento inevitabile del bene e del male con Expo, noi siamo sicuri del bene, si chiama Alimenta. Alimenta con chiare indicazioni anche spiegate nel sottotitolo, il simbolo da terra e mare, l'antico presente. Questo non è che modifichi lo schema di sempre del festival con le sue connotazioni e le capacità di spaziare in tutti gli ambiti del sapere, delle conoscenze, dal mondo antico al mondo d'oggi, con quei collegamenti inevitabili, con quelle radici che non si individuano senza nessuna forzatura, che sono naturali nelle cose che avvengono contemporaneo e che non possono non richiamarsi queste tradizioni. Quindi verrà presentato ovviamente questo programma molto ricco, come anche quest'anno, visto è stato fatto con grande accuratezza, con nomi di assoluto rilievo e quindi credo che avrà successo come tutti gli altri anni. E quindi io devo fare altro che augurarlo, del resto poi parteciperò anch'io, e come ho fatto sempre negli ultimi anni, molto piacere. E per ora darei la parola, credo, all'assessore che vi illustrerà il quadro generale complessivo di questa operazione festival, che ormai ha una capacità di presa di pubblico molto forte. Quindi speriamo che quest'anno, siamo certi che quest'anno l'avrà. Io mi scuso fin da adesso perché poi alle 12:30 devo fuggire per una grana familiare che non posso sempre dimenticare. Quindi, prego. Grazie, grazie davvero al Presidente dell'IBC e grazie a voi della vostra presenza. Sì, faccio una breve premessa. Già l'anno scorso, all'interno di un convegno nazionale a Roma degli assessori alla cultura e al turismo, Rini ha lanciato una proposta che era quella di tentare una cucitura dei festival nazionali di approfondimento culturale, chiedendo a tutti i festival di condividere un percorso comunicativo e una relazione insieme, perché questo giardino, cioè questi fiori sparsi, queste eccellenze che da una ventina di anni a questa parte sono qua e là in vari comuni italiani cresciuti, divenissero proprio un giardino, potessero ambire a divenire qualcosa di curato e di cucito insieme. E la prima proposta, questa è un progetto che ancora non si è concretizzato in qualche modo e che mi auguro invece che trovi un tavolo di confronto comune con le direzioni dei tanti festival culturali italiani. Ma l'altra proposta, sin dall'anno scorso, era quella che nell'eccezionalità di quest'anno e della presenza ovviamente dell'Expo, ogni festival dalla propria angolazione potesse raccogliere il tema del cibo e come tematica da condividere. Questo è venuto assolutamente naturale per molti di questi festival. C'è stata una adesione e che forse sarebbe stata anche se non era sollecitata da Rimini, ma in ogni caso credo che nella pur eccessiva ricorrenza di questo argomento, che quest'anno
sopporteremo in un certo senso. Credo che però lo specifico proprio dei festival e il taglio di approfondimento vero che i festival, quando si danno un tema, riescono ad avere, possa veramente declinare in senso italiano questo tema, e per non farlo rimanere solo come un momento legato a Milano. Per cui, e soprattutto io credo che un'angolazione come quella archeologica, che è il taglio che domina da sempre un po' il nostro festival riminese, che si trova quest'anno alla 17ª edizione, credo che già solo associare il cibo all'archeologia faccia aprire degli argomenti che non sono retorici e che non sono abusati da altre parti durante questo anno. Per cui partiamo dalla coscienza che il nostro specifico, che vuole poi declinarsi fino alla contemporaneità, ma con un taglio che parta dall'antico e da come certe parole si vengano dall'antico come origine fino a noi, e che trovino appunto una declinazione anche sul contemporaneo. Abbiamo dato appunto questo titolo, Alimenta, il cibo tra terra e mare, tra antico e presente, ma anche una frase chiave che troverete soprattutto in una cartolina che non so se è allegata in questo caso, però è comunque il convivio è l'invenzione della parola a tavola, scambio di nutrimento e di esperienza. Ecco, io credo che anche nell'immaginario collettivo, che a volte più che dalla storia è sollecitato dalle arti recenti, la cinematografia ad esempio nell'allestire grandi film in costume sull'antichità romana, greco-romana, hanno trasmesso all'immaginario collettivo come il triclinio e i luoghi della convivialità e del cibo fossero dei luoghi cardine dei momenti cruciali della vita dell'impero e di tutta la storia, insomma, dove si decidevano le guerre, gli intrighi, gli amori e quant'altro, no? E abbiamo questo immaginario legato anche alla particolarità di cos'è il banchetto romano, di che cos'era appunto quel luogo che non era solo un luogo di semplice nutrimento, ma era un luogo predisposto alla parola, al confronto, alla convivialità, e per cui tutto questo credo che sollecita sentivo parlare, non so su quale base scientifica, che gli italiani sono forse l'unico popolo che a tavola parla di cibo, e per cui questo deve avere una radice nel suo DNA, no? Per cui, ma non parla solo di cibo, ma altri popoli si vede che proprio non parlano, cioè parlano di altro magari, però il fatto stesso che ci sia una tautologia nel nostro modo di affrontare l'argomento del cibo, credo che ci possa permettere di declinare questo argomento cercandone anche proprio le origini comportamentali in questo ascendente anche proprio così di quello che sin da quelle origini era un luogo destinato appunto non solo al nutrimento, ma anche alla convivialità e al confronto, alla parola. E come altra osservazione generale, mi verrebbe anche da dire che questo festival si svolgerà
principalmente all'interno del museo della città, un museo che ha forti connotazioni legate all'archeologia, con 40 sale dedicate a questo argomento, e si può dire che anche solo facendo un'osservazione sulle materie ospitate, sugli oggetti, sui reperti, in genere si potrebbero dividere in tre o quattro tipologie: marmi, bronzi, le ceramiche e i vetri, sicuramente mancherò di qualcosa, ma comunque in ogni caso i metalli, ecco appunto, moltissimi reperti, soprattutto quelli apparentemente più fragili, quelli di ceramica e di vetro, appartengono al ciclo di produttivo che era pensato in funzione del cibo e della conservazione o appunto dell'uso degli alimenti. Ed è affascinante che a volte in un museo di archeologia si conservino di più, anche in maggior numero, in una quantità più elevata, le cose apparentemente più fragili e che si immaginano più deperibili. E come deperibile è il cibo, ma sappiamo bene, Pompei ne ha fatto insomma anche argomento di approfondimento, che in alcuni casi speciali, particolari, c'è la possibilità di conservare anche gli elementi che ci possono dare, gli alimenti che possono darci un quadro di quello che poteva essere l'alimentazione, appunto, della... Ma anche, come dico, i reperti all'interno del museo saranno per noi oggetto di una segnalazione all'utente, al visitatore. Quest'anno, appunto, in particolare in occasione di questo festival, tutto l'allestimento principalmente archeologico sarà marcato da delle là dove gli oggetti appartenevano a quello che era il ciclo di conservazione e di uso degli alimenti, e dando un'informazione e un focus particolare a questa. Ecco, poi ultima cosa davvero è la conservazione al 17° anno di quella particolarità che fa del Festival del Mondo Antico e Presente, una declinazione fino al contemporaneo. Quest'anno c'è una coincidenza assoluta con un evento spettacolare legato, che dall'anno scorso avviene a Rimini e che si chiama Almeni, ed è una sorta di circo della gastronomia che si svolge nella principale piazza balneare della città, di fronte al Grand Hotel, per intenderci, e dove si avvicenderanno i più importanti giovani cuochi di livello internazionale, e dove avverranno anche lì condivisi alcuni approfondimenti che vengono dalla nostra programmazione, dalla programmazione del festival, e che si sposeranno anche proprio con la contemporaneità di questo argomento. Così come ci saranno eventi di carattere spettacolare, prima di tutti è un'anteprima che sarà una cena allestita sopra il ponte di Tiberio, che saluterà l'inizio di questi tre giorni sia del festival che di Almeni, e che porterà in vari luoghi della città, principalmente appunto nel museo, queste riflessioni sull'argomento di alimento. Io ringrazio e passerei la parola al Mulino e alla dottoressa Sambri facciamo una sequenza, adesso non avevamo una scheletra precedente, ma mi sembra
corretto, effettivamente. Ci sono stati anche dei riferimenti molto... No, certamente, esatto. No, dei reperti, quindi... avventurosi per chi non è uno studioso...